ascolta Radio Web Show. È gratis, ma soprattutto ascoltare Radio Web Show fa bene. La diretta a casa, speciale tutti a casa, amici, ci arrivano buone notizie. E adesso sentiamo le notizie di Bum Bum Maria questa sera, che si collegherà con noi per mezz'oretta. Una bella diretta sarà, informazione allo stato puro. Intanto, amici, vai con la sigla. Pronto? Bum Bum Maria, ciao, mitico. Buonasera. Buonasera, come stai, Bum Bum? Bene, dai, sono sempre emozionato di essere in radio con te. Vedo che ti piace, ci siamo sentiti spesso e volentieri, no? Spesso e volentieri, questo muro è spesso e volentieri, come dicevano due grandi della comicità. Grande, tu diciamo che sei stato sempre impegnato un po', ti piace divertirti qui per Radio Web Show, insomma, no? Però ultimamente... Sì, ultimamente diciamo ti stai dedicando, come è giusto che sia, tu ricordiamo sei uno scienziato ricercatore, no? Sì. Diciamo che lavori per un'azienda svedese, però giustamente in questo momento eri in Svizzera per lavoro e sei rimasto lì in quarantena, no? Esatto, sì, in casa, non in quarantena, in casa come tutti quanti, insomma. Giusto, e tra l'altro... lavorare da casa. Tra l'altro lì tu mi dicevi che hai ricevuto, diciamo, una richiesta di collaborazione, no? Sì, no, più che altro, spiego bene, c'è la possibilità di partecipare volontariamente a questo progetto che si chiama Crowdfight per il Covid-19. Sì. Quindi, in parole povere, chiunque a livello del settore scientifico, comunque accademico o non, ha la possibilità di mettere a disposizione gratuitamente, ovviamente, no profit, le proprie competenze, senza neanche pretendere authorship nei vari lavori, così, solamente per fare una cosa giusta. Uh-huh. E di conseguenza in questa cosa è una sorta di chiamata alle armi, diciamo, sì, esatto, per sì. Tutta una serie di necessità, cioè ci sono tante persone che stanno cercando di limitare questo fenomeno e di conseguenza fanno una semplice richiesta di iscritti: se uno ha le competenze per risolvere il problema partecipa, altrimenti eventualmente consiglia qualcun altro. Quindi questa è un'ottima cosa per fare un network, perché io ho dato la mia disponibilità, ad esempio ieri, per fare una ricerca bibliografica su un determinato argomento. C'è magari qualcuno invece che è ancora attivo, che può lavorare in laboratorio e non da casa come purtroppo mi capita a me, e che può fare qualcosa di più. Io adesso, oggi tra l'altro, sono riuscito a trovare anche dei volontari che sono a disposizione per dare dei campioni di sangue ad un virologo tedesco per fare un tentativo per produrre dei vaccini. E penso che questa sia una cosa utile comunque per cercare di risolvere il problema. Certo, l'unione fa la forza ovviamente in questo momento, no? Esatto, è anche il nostro obiettivo comunque, siamo scienziati e io mi definisco, come tanti altri scienziati, vogliamo essere i partigiani del XXI secolo. Guarda, Bum Bum, io so che tu vuoi dire tantissime cose, ci tieni, mi piace questa cosa perché con passione vuoi dire qualcosa. Guarda, tu sei nella lotta per un mondo migliore, ci abbiamo sotto la canzone, la base di Un Mondo Migliore, canzone che ti piace tantissimo. Ovviamente, certo. So che hai preparato tu una discussione vera e propria, no? Stanno arrivando già tantissimi messaggi. Quindi magari poi le tue discussioni le alterneremo a qualche canzone e a qualche messaggio, no? Certo, con allora, piacere. Da che cosa volevi partire tu, no? Beh, visto che ho introdotto il discorso dei partigiani, mi sembra doveroso introdurre anche la parola rivoluzione, perché in un certo senso siamo di fronte ad una rivoluzione. Esatto. E purtroppo la rivoluzione fa tanti morti e questa è una cosa molto, molto triste da poter dire. Non voglio dire che siamo di fronte a degli aspetti positivi, perché il virus corona comunque ci sta spaventando, ci sta chiudendo in casa, ma come dico sempre, come diceva un grande, non dobbiamo rimanere chiusi in casa con la paura. Ci hanno chiusi in casa e non dobbiamo avere paura. Bisogna dire le cose come stanno. Sì. Abbiamo a che fare con un fenomeno che sta del tutto rivoluzionando il nostro sistema economico e il nostro sistema sociale. Molto, moltissimo. Cosa che non sono riusciti a fare tantissimi politici nel passato, alcuni con modi più o meno bruschi, altri 100 lire per un proiettile, altri incitando il tricolore, altri scagliandosi contro il sistema con 5 stelle da qualche parte. Comunque quello che sta facendo questa piccolissima cosa, che non è neanche un organismo, ma non è altro che un accumulo di acidi nucleici, proteine, membrana,
effettivamente ha del inverosimile, dobbiamo dire, sì. Perché ha anche un impatto significativo sul nostro sistema economico. Cioè noi abbiamo cambiato totalmente i nostri modi di vita. La gente per polmonite muore, molti non muoiono, ma comunque chiunque sopravvive dovrà mettersi nell'ottica che ci sarà sempre questa cosa finché non si troverà un vaccino, e anzi sarà ancora più pericolosa la cosa, perché il virus può continuamente mutare, essendo un virus ad RNA. Quindi noi dobbiamo in un certo senso metterci nell'ottica che non dobbiamo dimenticarci quello che ci sta succedendo adesso. Dobbiamo in un certo senso continuare a focalizzarci sul futuro e cercare di capire di quanto è importante questo cambiamento che dobbiamo fare di questi giorni. Ma tu hai fatto delle valutazioni su questo, nel senso ti sei fatto un'idea di come potrà cambiare realmente? Sì, ci ho pensato molto, cioè adesso ti rendi conto che non stiamo più lavorando. C'è una continua focalizzazione sulle cose che sono veramente importanti, sugli aspetti produttivi della nostra società che sono veramente importanti. Quindi la salute, la famiglia e alimentarsi. Quindi l'agricoltura, il settore primario, gli agricoltori continuano a lavorare. Cioè, non dico che tutto quello che ci sta attorno non ha un'importanza, che tutti quelli che producono e che comunque si trovano in altri settori non hanno importanza, ma forse questa cosa ci sta indirizzando a evitare il superfluo. Cioè il virus corona ci sta dando degli insegnamenti che non abbiamo mai ricevuto fino a prima. Cioè vi rendete conto che improvvisamente nel corso di pochi mesi è aumentato un impatto sociale talmente tanto elevato da avuto questo virus, che è aumentata la responsabilità civile. Sì, veramente. L'amore per il prossimo. Sì. Cioè, abbiamo imparato tutti a rinunciare alle nostre abitudini per stare a casa e cercare di fare tutti insieme la stessa cosa. Cioè, lottare tutti per un nemico comune. Siamo diventati tutti amici indipendentemente dai confini, anche se siamo costretti a rimanere chiusi dentro i nostri confini. E abbiamo bisogno uno dell'altro. Abbiamo messo da parte rancori, abbiamo messo da parte interessi. Cioè, ci siamo riscoperti in tante cose semplici come ascoltare un po' di musica, leggere un libro, chiamare un amico, cucinare una pietanza, dedicarci ad un lavoro che fino a prima magari non potevamo fare perché eravamo impegnati nella nostra quotidianità e nella nostra continua corsa per tutte le cose che stavamo cercando di raggiungere. Abbiamo imparato a selezionare nelle nostre cose quotidiane le cose che hanno davvero importanza, che sono la famiglia, che sono la salute nostra e dei nostri cari, gli affetti, e dopo viene il lavoro. Sì. Dopo arrivano tutti gli altri impegni. E poi, come dicevi prima, vabbè, partendo con una canzone un po' inverosimile degli anni 90, però anche il rispetto della patria, il rispetto della legge, non dico che quella canzone fosse così, però se partito col discorso degli italiani mi è venuto in mente che questa cosa. Beh, questa cosa abbiamo poi coinvolge iniziato tutto il mondo, quindi insomma esatto. Bisogna allargare le menti. Tra l'altro arrivano messaggi anche dal Belgio, da altre parti del mondo, tra l'altro tu sei attualmente in Svizzera, quindi vedi, siamo, il mondo è tutto unico, no? Sì, esatto, ma io sto passando parte del mio tempo libero a contattare la gente, sì, cioè a cercare i miei amici, chiedergli come stanno, a cercare di regalare una speranza, perché questo è quello che abbiamo bisogno adesso. Cioè abbiamo ancora tanto da imparare, dobbiamo partire dal presupposto che la cosa andrà avanti così ancora per molto, e quindi sì, noi non dobbiamo dimenticarci del passato, ma dobbiamo cercare di indirizzare i nostri stili di vita verso un nuovo sistema economico, verso una nuova, un nuovo approccio più compatibile con l'ambiente, più incentrato nei confronti del prossimo, più responsabile. Dobbiamo imparare ad essere più responsabili, perché siamo davanti ad un qualcosa che ha frenato l'umanità e gli ha detto: ragazzi, più avanti di così, guardate che potete andarci, ma fino a un certo punto. Cioè vi rendete conto che una piccola cosa è riuscita a fare tutto questo? Veramente incredibile. Ascolta, boom boom, facciamo una cosa, perché tu vuoi parlare anche di altri diciamo altri argomenti, no? Ciao Maria, sei di nuovo in collegamento, facciamo una prosa boom boom, ragazzi, ricordiamo, boom boom Maria, siamo in video collegamento dalla Svizzera,
Lui è un ricercatore, uno scienziato, sta lavorando anche contro la lotta a questa, a questo coronavirus. Abbiamo già parlato un bel po', boom boom, no? Sì, sì, abbiamo parlato anche nelle scorse puntate di questa cosa. Sì, e sei, diciamo, un fiume in piena, nel senso che comunque ti vedo abbastanza agguerrito. Oggi mi sto sfogando su questa cosa che ho riflettuto molto anche. Grande, sugli aspetti un po' più di background di questo fenomeno, più che andare a guardare solamente calcoli statistici e tutte le cose brutte associate dai, a questo. Dai, continuamente pare che si sta. Ma sulla base anche di quello che stavo dicendo prima, stavo pensando che abbiamo l'occasione di ribaltare il nostro sistema economico, ribaltando anche i nostri stili di vita. Abbiamo comunque imparato ad essere più pazienti. Ci siamo resi conto che sono i negozietti che questi giorni ci hanno rifornito, non sono stati centri commerciali. Uh-huh. Abbiamo imparato a comprare le cose necessarie, a focalizzarci sui prodotti di stagione. Abbiamo imparato ad arrangiarci, a fare dei lavori a mano, a fare dei lavori in casa, cose che prima non riuscivamo a fare, a dare importanza magari anche a secondi lavori. Questo è un fenomeno positivo, no? Esatto. Boom, boom. Esatto, sì, ma anche abbiamo imparato a concentrarci sul vicino, cioè su quello che è più vicino a noi, quindi evitare gli eccessi di scambi internazionali, che comunque sono anche gli scambi di merci e di genti che portano gli infestanti, come è successo con questo cazzo di virus corona, e perdonatemi la parolaccia. No. E insomma dobbiamo cambiare i nostri stili di vita, avere più responsabilità rispetto all'ambiente. Cioè, vi siete resi conto che fa un freddo della Madonna? Sì. Questo non è dovuto comunque un minore impatto diciamo antropico, assolutamente no, c'è una perturbazione dalla Siberia che ha causato appunto queste basse temperature, però anche la mancanza antropica nelle nostre città e nei nostri ambienti. Bravo. Le macchine accese, le vetture. Non genera questi microclimi, quindi cioè diminuendo anche l'impatto, diminuisce anche il problema ambientale dell'inquinamento. Ma c'è stato, cioè, sicuramente... Abbiamo di conseguenza delle gelate tardive, proprio adesso che siamo in fase di fioritura, abbiamo una limitazione della produttività di fronte ad una limitazione della produttività dovuta anche al virus corona. Cioè questa cosa ci sta rovinando, e quindi l'unico modo che avremo per poterne uscire, quando ci saranno dei vaccini, quando ci saranno, sarà quello di stare uniti ed essere più consapevoli di tutto questo fenomeno. E insomma, siamo per terra, ragazzi, purtroppo. Allora, io sto prendendo appunti ad alcune domande che stanno arrivando al 340714541, no? Sì. Tra un po' le leggiamo, continua pure, cosa volevi dire? Dicevo praticamente che siamo per terra, ma comunque il messaggio di fronte a questa visione, a questa ottica, a questo fenomeno, è quello di non rimanerci, perché l'unico modo che possiamo fare è alzarci e ricominciare. Guarda, ti leggo una domanda proprio un po' a tema di quello che stai dicendo tu, no? Hai parlato tu un po' di microclima, di come sta cambiando, ovviamente non usando la città, le temperature, gelate, robe varie. C'è un nostro ascoltatore, Roberto, che ci scrive, che dice: c'è la possibilità che ritornano animali selvaggi in città, per dirti, no? Mi fa riferimento ad alcuni post che si vedono, no? Di alcuni animali che invadono le città. È possibile... Non mi meraviglierei, cioè ci sono stati problemi con i cinghiali in Toscana, a Roma, anche quando le città erano piene nel corso delle scorse estati, cioè non mi meraviglierei affatto, ma non è una roba di cui spaventarsi, questa. No. Grande, boom boom. E insomma niente, cioè adesso vi ho fatto tutta questa pappardella, tutta questa romanzina, cioè quello che volevo cercare di dare era comunque un messaggio di speranza, perché Lo hai dato. È stato un grande male, ma non dobbiamo fare in modo che sia venuto per nuocere. No, lo hai dato, tra l'altro. E comunque ti ripeto a dire, i nostri ascoltatori, quando ti ascoltano, insomma, gli piace molto come tu parli, no? Come racconti. Hai, secondo me, una potenzialità di racconto interessante, come dire, no? Quindi piacere. È stato un bel ascoltarti, ovviamente. Prendi nota di tutti gli aggiornamenti, perché noi ti chiameremo spesso, capito? Spero che non mi vedano in faccia, che sono brutto, quindi non vorrei deludere. Qualcuno potrà vederti, perché noi riproporremo la tua intervista integrale nei nostri canali, sì, ovviamente, quindi qualcuno ti vedrà, no? Certo, certo.
Beh, Mumu, vuoi aggiungere qualcosa? No, beh, guarda, volevo parlare appunto degli hobby, del fatto che è importante trovare qualcos'altro da fare. Io adesso sono in radio, ad esempio, con te, mi sto dedicando molto alla radio e alla musica. Grazie. E come ti dico, è sempre un'emozione per me, cioè è importante comunque cercare sempre la possibilità di andare avanti e di trovare una nuova strada, un'alternativa, coltivare un hobby, coltivare una passione. Beh, da sempre tu coltivi hobby. Mi ricordo la prima volta che sei venuto qui a Radio Web Show, è stato, se non sbaglio, correggimi, era nel 2017, giusto? 2016, sì, 2000... a Natale, quasi 2017. Bravo, sì. 2016, era a dicembre, dove tu hai presentato il tuo film. Un anno di merda, tra l'altro, 2017, devo dire. Dopo quella bellissima esperienza in Trentino, poi però purtroppo ho finito due contratti e di conseguenza non si sono rinnovati e ho passato praticamente un anno e mezzo, come tanti giovani, dopo il dottorato, il primo postdoc, a bussare a tante porte e trovarmele sempre chiuse, affinché mi si è aperta una porta all'estero. Wow, in Svezia. In Svezia, sì, da quel momento sono andato in Svezia. E da lì fatto tantissimo. Tra queste cose ho iniziato a fare il monologo, come dici tu, a fare, comunque continuare col mio percorso. E anche lì nel tempo libero ho scritto una canzone, come avevo già accennato in passato. Una bella domenica, sì, una bella domenica in 20 minuti. Ho scritto questa canzone qua e la cosa in un certo senso è stata ispirata appunto a questo 2017. Guarda, noi l'abbiamo preparata, sì, infatti sarà la prossima canzone. L'abbiamo preparata insieme, sì, esatto. Sì. Cioè, volevo portare comunque un messaggio che comunque non bisogna mai arrendersi e bisogna ridere anche quando non c'è un cazzo da giusto, ridere. Giusto. Tra l'altro, il testo... Sì, tra l'altro dopo questa canzone ti richiamerò di nuovo... E faremo una, sì? una videochiamata insieme a Loris per i saluti, diciamo, e per che Loris grande. Così ci manda la pubblicità. Però intanto mandiamo la canzone tua, no? Che dici? Sì, volevo introdurla un momentino, dato che la vuoi mandare. Dai, introduci. È nata, come dicevo, in quel momento lì, poi ho tirato in ballo il mio caro amico Stefano Pessina, che è davvero un grandissimo professionista, cioè, suona il basso, suona la chitarra, ha arrangiato lui tutti i ritmi della batteria. Poi la batteria ce la siamo fatta fare da un collaboratore e diciamo per gioco è nata questa cosa qua. Il messaggio appunto voleva essere quello che noi sopravviveremo, che vuol dire metaforicamente, perché comunque le cose possono andare male, dobbiamo solamente rialzarci e ricominciare. Bene. E in questo periodo vuole dire anche nel vero senso della parola che noi sopravviveremo, perché comunque dopo tutta questa brutta esperienza di segregazione noi potremo uscire dalle nostre case vaccinati ma molto più forti, ma molto più consapevoli. Dobbiamo in un certo senso andare contro la realtà e cercare di vincerla. Dobbiamo cambiare questo sistema, dobbiamo cercare di stare insieme, ridi. Dobbiamo imparare a vivere. Allora ci ascoltiamo, ridi, vai grande boom boom. Tra poco ci risentiamo, anche chiamiamo Loris, va bene? Bella Loris. Amici, questa qui è la hit di Boom Boom Maria, andatela a cercare su YouTube, ridi di AMC, ragazzi, prova ad ascoltare e soprattutto ridi. Eccomi qui, con questa io mi voglio presentare. Radio Web Show, la web radio di Angelo.